A Cosenza, i poliziotti delle squadre mobili di Cosenza e Catanzaro, delle sezioni investigative del Servizio Centrale Operativo e dello SCO e i militari della Guardia di Finanza e dei Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 142 persone per associazione di tipo ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga ed altri delitti, tutti aggravati dalle modalità e dalle finalità mafiose. Di queste, 109 sono finite in carcere, 20 agli arresti domiciliari, 12 hanno ricevuto l'obbligo di dimora e uno è stata notificata una misura interdittiva. L'operazione, denominata Recovery, è stata portata avanti non solo nel capoluogo Abruzzo, ma anche in altre province calabresi. E tra i nomi emersi spiccano quello di Francesco Patitucci e di Roberto Porcaro, entrambi noti come figure di spicco della criminalità cosentina, coinvolti nel processo Reset in corso presso il Tribunale di Cosenza e ospitato nell'aula bunker di Lamezia Terme. Ma non solo, anche un finanziere è stato sospeso dal pubblico servizio. Le indagini hanno fatto luce sull'assetto passato e presente dell'organizzazione criminale di 'Ndrangheta di Cosenza e del suo Interland, articolata in diversi gruppi organicamente confederati e riconducibili ad una struttura di vertice, in particolare dei due principali gruppi, il cosiddetto clan degli italiani nelle sue varie composizioni e il cosiddetto clan degli zingari, anch'esso con varie articolazioni, e comunque tutti dediti al narcotraffico di cocaina, eroina, marijuana e hashish, nonché alle estorsioni, tentate e consumate, connesse al traffico della sostanza stupefacente, alle lesioni personali aggravate e reati in materia di armi, anche con l'aggravante mafiosa, e inoltre ai delitti di furto, tentato e consumato. La misura cautelare che è stata eseguita oggi è la naturale evoluzione di altre attività investigative e di interventi giudiziari che già si sono verificati sul territorio di Cosenza e ha come suo focus principale un gruppo di soggetti che, sempre con riferimento alla gravità indiziaria che è stata acquisita e che dovrà essere sottoposta al vaglio nel contraddittorio delle parti, ha registrato appunto la prosecuzione dell'attività di controllo del territorio da parte della organizzazione di 'Ndrangheta confederata e che opera nel territorio di Cosenza, accanto a questa che opera attraverso una serie di attività illecite, tipiche del controllo del territorio, che tant'è che sono state registrate numerose vicende estorsive che hanno interessato come vittime titolari di esercizi commerciali o titolari di attività di imprese. Tutte le attività di spaccio venivano tassativamente regolate dal gruppo verticistico, che poi diramava i suoi ordini alle minori articolazioni. Tutto veniva deciso ovviamente dall'alto, da iniziare dal canale di approvvigionamento per i diversi tipi di sostanze stupefacenti, e c'erano dei canali esclusivi che dovevano essere, e solo quelli dovevano essere utilizzati. Colpisce anche il fatto che Cosenza, come sapete, per molti anni è stata considerata un'isola felice, si sapeva che ci fosse la criminalità organizzata, ma non si immaginava che fosse così invasiva e così pervasiva. Queste ultime operazioni, non solo questa, ma anche la Reset precedente che abbiamo fatto sempre in collaborazione, evidenzia che, insomma, proprio isola felice non sia.